Non è facilissimo essere qui oggi, nel senso che ho alcuni timori. Ho ammirato molto le colleghe che mi hanno preceduto, perché sento che oggi i rischi sono tanti, no? L'emozione, i sentimenti che girano qui dentro oggi sono forti e rischiamo alcune derive spiacevoli, tipo quella della, come dire, celebrazione più o meno identitaria, non sia mai. Tipo quella anche di stendere una coperta di intellettualizzazione, eccetera, sulle cose, sui nostri ricordi. Spero di rimanere in equilibrio bene, come ha fatto chi mi ha preceduto. L'arte narrativa in terapia, ho voluto intitolare queste parole che vi dirò oggi. Nel senso che quando mi hanno domandato di che cosa vuoi parlare per raccontare il tuo Luigi Bosco, è stato praticamente automatico pensare alla narrazione. Io ho conosciuto Boscolo come un grandissimo, innanzitutto, narratore, raccontatore. Si diceva stamattina come fosse un uomo, una persona, prima che un terapeuta, come fosse uno che sapeva orientare, prima di essere un terapeuta. Io credo anche che fosse un uomo che sapeva raccontare prima di essere un terapeuta. Aveva un gusto per il racconto veramente spiccato e geniale. Io sono arrivato un po' tardi in questa scuola, devo dire, nel senso in un'età un po' più avanzata dei miei colleghi, nel senso che prima mi sono trasferito da un'altra città, poi ho fatto un'altra formazione, poi ho letto, insomma, grandi libri degli anni 90 di Luigi Bosco e Paolo Bertrando, ho detto devo tornare a Milano perché devo conoscere questa gente, insomma. E quindi sono arrivato al centro milanese verso la fine degli anni 90. Quando poi, un po' di tempo dopo, Luigi Boscolo mi chiese di occuparmi di alcune responsabilità dentro il centro milanese, coordinare la didattica, eccetera, io risposi subito di sì, senza pensarci, perché ero convinto che fosse un'occasione per recuperare tutto il tempo che non avevo passato vicino a loro, vicino a Luigi e a queste persone. Infatti così andò, insomma, sfruttai la mia vicinanza con la famiglia Boscolo per un bel po' di tempo. Sfruttare la vicinanza con la famiglia Boscolo significa anche un sacco di pranzi e di cene nelle pause di lavoro. Allora, quando io penso al Boscolo narratore, penso al Boscolo col quale si stava seduti a tavola e raccontava le storie della sua giovinezza e di quando lui, ragazzo della provincia veneta, tradizionalista, eccetera, si trasferì negli Stati Uniti per studiare. Raccontava delle storie bellissime che mi colpì. Io adesso naturalmente non le riferisco per non tradire quel grado di confidenza che c'è la sera quando si mangia e si beve un dito di rosso, ma le storie mi colpivano molto, innanzitutto per i contenuti, ma poi per come le raccontava. Luigi Boscolo aveva un istinto di narratore quasi naturale, insomma, no? Aveva un senso dei tempi, delle pause e persino dei colpi di scena. Aveva un senso della struttura della narrazione, aveva un senso dell'ambientazione, aveva un senso dei dettagli che era addirittura cinematografico. Se io ripenso ad alcuni dei racconti di Luigi, li vedo in CinemaScope con una nitidezza visiva, insomma, visuale. Luigi Boscolo mi ha insegnato questo, soprattutto vedendolo lavorare, lavorando con lui. Io poi, quando sono diventato assistente, ho cercato di fare un'esperienza più intensiva possibile vicino a lui, infatti ho passato un po' di tempo a stargli accanto mentre faceva lezione. Una cosa che mi ha insegnato è che non c'è mai niente di ovvio, che non bisogna mai dare niente per ovvio, e pensavo proprio a quello che diceva Pietro poco fa. Di Boscolo si raccontava che era il terapeuta sistemico dell'empatia. Lynn Hoffman ripeteva, mi disse anche una volta, che Luigi Boscolo era il terapeuta che aveva riportato le emozioni della sistemica. A Luigi Boscolo la parola empatia piaceva, anche se, appunto, in un'accezione non così comune, piaceva meno a Gianfranco Cecchini la parola empatia. Ma Boscolo ci si ritrovava. Ci si ritrovava, eppure
Quello che uno si immagina del terapeuta empatico era quanto mai lontano da Luigi Bosco, no? Quando uno pensa al terapeuta empatico, pensa a un terapeuta molto affettivo, che si protrae col busto in avanti, che fa le faccette, insomma, che partecipa in tutti i modi alla tonalità emotiva. Bosco lo era totalmente immobile, anche perché la sua stazza probabilmente lo incastrava anche un po' nelle seggiole di via Leopardi. Quindi in effetti era piuttosto fermo, aveva una postura piuttosto ferma, di solito si appoggiava sul braccio sinistro, eppure quello che si capiva, quello che si sentiva lavorando insieme a lui, ma che si sentiva anche dietro lo specchio e che si vede tuttora dalle sue videoregistrazioni, è che la temperatura emotiva di quello che succede nella stanza era sempre straordinaria. In che modo Luigi aveva la capacità di scaldare il clima e di governare il calore della stanza, probabilmente con dei segnali molto, con dei segnali minimi, però certamente con la sua presenza, insomma, col suo corpo, con la sua voce. Della voce si è detto tanto, non abbastanza, ma se ne è parlato. E poi una cosa che penso è il respiro di Luigi Bosco, come il respiro fosse un elemento che scandiva la conversazione e la narrazione. Ecco, e poi con il fatto che Luigi Bosco aveva un modo di ascoltare le storie e riraccontarle che io ho sempre trovato davvero unico. Del modo di lavorare di Luigi Bosco, del Milan Approach, no? Si dice sempre più o meno che a un certo punto è stato influenzato dalla narrativa, dal costruzionismo sociale, eccetera, eccetera. Io sostengo che tutte queste risorse, Bosco e il Milan Approach, ce l'avessero già da prima. Stamattina si diceva come i terapeuti di Milano erano postmoderni senza saperlo, no? E probabilmente erano anche sociocostruzionisti ante litteram e sicuramente narratori per vocazione, prima ancora della narrativa. Per esempio, io non so per voi, ma per me una cosa che mi ha portato qui è stato certamente leggere le storie affascinanti, no? Di Paradosso e Controparadosso. Forse la sparo grossa, però devo dire che dal punto di vista narrativo le storie di Paradosso e Controparadosso sono coinvolgenti, forse come i casi clinici di Freud, no? Anche di Freud si è detto tanto che in realtà la sua vera vocazione era di narratore e che era un terapeuta solo secondariamente. L'ipotizzazione, no? Ancora non si parlava di narrazione, eccetera, ma nell'ipotizzazione, anche qui Paolo diceva stamattina come l'articolo sull'ipotizzazione ha fatto esplodere tutto. Quello che io dico sempre ai miei allievi è che se uno guarda in filigrana l'articolo su ipotizzazione, circolarità, neutralità, vede la frattura che piano piano si sta segnando, no? In effetti quando si parla di ipotizzazione la parola ricorre sempre però con valori sensibilmente diversi e si capisce che delle volte si parla di ipotizzazione in un senso più scientifico, delle volte si parla di ipotizzazione in un altro senso, come processo che non finisce mai, dove l'ipotesi non si verifica una volta per tutte, ma un'ipotesi serve per produrre ipotesi, per produrre ipotesi, per produrre ipotesi, e tutto questo è un approccio narrativo. E poi, certo, le domande circolari, le domande triadiche come arte dei punti di vista, no? Prima ancora, un bel po' di tempo prima che si cominci a parlare di punti di vista, prima ancora che i punti di vista diventino una parola chiave, insomma, una specie di parola d'ordine in terapia. Io credo che a un certo punto sia successa una cosa, ripensandoci, di recente ne ho scritto e ho fatto riferimento a un'esperienza di alcuni anni fa con Pietro Barbetta all'Università di Bergamo, con cui, questo l'ho raccontato credo al 96% delle persone sedute in questa sala, facemmo un'esperienza di follow up su ragazze e donne che erano state in terapia per un disturbo alimentare, in particolare delle donne che erano state in terapia con un metodo più o meno controparadossale, insomma abbiamo intervistato gli psichiatri, abbiamo intervistato i pazienti, eccetera. E quello che abbiamo capito a un certo punto era che tutta questa roba effettivamente funzionava. Ma funzionava forse non per le ragioni per cui si pensava che funzionasse. Funzionava perché quando il terapeuta ti prescriveva il sintomo, ti diceva tu sei incurabile,
In realtà quella non era una manovra che trasformava la realtà, non era una manovra che trasformava le persone, ma era, come dire, era una presa di posizione che poneva le basi per una relazione diversa. Cioè, al centro di tutto questo c'era la relazione e probabilmente loro non lo sapevano. Loro spiegavano tutto quello che succedeva attraverso qualche diavoleria, qualche artificio paradossale e controparadossale, e non si rendevano conto che nel momento in cui un terapeuta ti dice io non ho più nessuna intenzione di curarti, in quel momento ti sta facendo una proposta che non ha mai fatto nessuno. Cioè, ti sta dicendo d'ora in poi te saremo in una relazione nella quale il sintomo non c'entrerà più. Io vedrò te, vedrò la persona, non vedrò più il sintomo, come succede di solito, no? Le persone quando parlano con un'anoressica vedono l'anoressia. Il terapeuta che ti dice non ti curerò più per l'anoressia, ti dice d'ora in poi mi dedicherò soltanto a te. Adesso ci sei tu. E le terapie che avevano in seguito, che non si fermavano alla remissione del sintomo, erano terapie molto soddisfacenti dal punto di vista umano. Allora, quello che abbiamo capito è un po' che quando la terapia ha deciso di liberarsi di tutto l'armamentario strategico, manipolatorio, eccetera, eccetera, probabilmente ha buttato via anche dell'altra roba che invece avrebbe dovuto conservare gelosamente. Io, scrivendone di recente, ho detto proprio che i terapeuti hanno buttato il bambino sistemico con l'acqua sporca. Per esempio, su un libro celebre, insomma, che è stato uno snodo, un punto di svolta tra la sistemica e il costruzionismo sociale, c'è un articolo in particolare che si diverte a smontare pezzo per pezzo, no? Tutta la pratica sistemica tradizionale, il setting, che dice la terapia ha bisogno di un terapeuta, una stanza e una o più persone con qualche problema e non si identifica con uno specifico set di procedure. Cioè, si è cominciato a pensare a un certo punto che il problema fosse non tanto che il terapeuta aveva intenzione di influenzare immediatamente le persone, ma che il terapeuta avesse delle tecniche. Che il terapeuta avesse delle tecniche, avesse un setting. E quindi si è cominciato a smontare piano piano tutta questa parte della tradizione terapeutica e sistemica. Quello che io sostengo è che nel momento in cui la terapia ha abbandonato la terapia per diventare narrativa, in realtà ha fatto fuori tutto quello che nella terapia era narrazione. Perché una narrazione non è soltanto un flusso di parole, no? Una terapia è una struttura, è una narrazione non è soltanto un flusso di parole, ma è una struttura, ha un'architettura. Senza quell'architettura non c'è una narrazione. Una narrazione è una cosa ben precisa e presuppone delle tecniche. Allora, se vogliamo prendere sul serio la metafora narrativa in terapia, io sono andato a cercare anche le parole di uno scrittore che si occupa anche di didattica della narrativa e che è uno che, chi c'era quel famoso Jesolo 2008 che è stato rievocato stamattina, ricordo, Giulio Mozzi, dal quale ho preso queste parole. Di solito quando cominciamo a immaginare una storia siamo molto preoccupati della sua materia, che cosa succede, a chi, dove, perché, eccetera. Ma a un certo punto, probabilmente prima di metterci a scrivere, dovremmo cominciare a immaginare anche la forma della storia, in cui organizzeremo l'intreccio, lo stile che adopereremo, il tipo di testo che produrremo. Cioè, io ho intitolato l'arte terapeutica, l'arte narrativa in terapia, questa relazione, perché la narrativa è un'arte in senso etimologico, nel senso della tecne. La tecne è un'arte nel senso di sapere come si fa, soprattutto. E quindi una tecnica non è semplicemente smontare completamente un setting o un set per lasciarlo vuoto, ma una tecnica è soprattutto sapere che cosa si fa e come si fa. Boscolo era piuttosto distante invece, no, da questo pensiero. Ho trovato dei brani da un articolo di Boscolo e Bertrandi, pezzi di storia che vuol dire che fluttuano nello spazio in cui avviene l'intervista e nel tempo avviene la ricostruzione. Ogni 3-4 turni di parola vengono delle micro ricostruzioni effettuate di solito dal terapeuta, ma contribuiscono anche i clienti, per poi arrivare alla macchina di ricostruzione della storia. Quest'ultima segue i criteri della narrativa. I criteri della narrativa, cioè come si vede da questa dichiarazione, l'idea della narrazione non è di un flusso di parole, di ricordi, eccetera, più o meno senza ordine,
Ma questo brano dell'articolo che sto citando fa riferimento proprio al fatto che una narrazione ha un ordine, ha una struttura, ha delle regole, no? Ogni 3-4 turni di parole, eccetera. Un altro passo di questo articolo, cambiare le premesse, è l'obiettivo ultimo, però la strada per arrivare a questo obiettivo è quella di riuscire a cambiare le emozioni piuttosto che i comportamenti. Le emozioni, quindi. Allora, io sostengo che la vecchia strutturazione, la vecchia scansione della seduta, no? Quella dei tempi di paradosso e controparadosso, quella a un certo punto è stata scartata, rifiutata, no? Da quegli autori che dicevano niente più di questa roba, ci serve soltanto un tizio con dei problemi di uno che ci parli. Abbandonare tutta questa roba di fatto ci ha privato di una fortissima struttura narrativa. La scansione della struttura tradizionale è soprattutto una struttura narrativa al servizio di una tensione narrativa, di una tensione emotiva e anche di un crescendo narrativo. È un set dove il terapeuta in un certo senso diventa il regista di una storia che i clienti, i sceneggiatori portano e tutti quanti ci lavorano insieme. Da quando la terapia ha deciso di diventare narrativa, ha abbandonato tutto quello che era struttura e set e quindi tutto quello che era la base della narrativa. Quanto tempo c'ho ancora? Pochino, ok. No, io ho un orologio con lancette nere sul quadrante nero. Potete dire un po'. Però non mi metti. Volevo fare un esempio. Io ho fatto riferimento alla narrativa seriale, nel senso che inizialmente avevo cominciato a pensare alla struttura di una terapia come qualcosa di simile alla struttura di un romanzo. In realtà poi, soprattutto parlandone stamattina con un collega con il quale sono arrivato attraverso la Piazza Roma, quello che ho pensato è che una narrativa che ha bisogno di un certo tempo per dipanarsi assomiglia di più a qualcosa come la narrativa seriale. Se qualcuno di voi dove era? So che c'è. Sì. Okay. Se qualcuno di voi ha presente queste nuove serie televisive, ma di livello assolutamente cinematografico, che vengono soprattutto dagli Stati Uniti, ha un'idea di che cosa intendo, no? Sono delle lunghe storie dove c'è una trama principale, poi delle sottotrame, tutto questo si sviluppa in un certo periodo di tempo, delle sottotrame nelle quali ogni tanto gli autori ci dirottano e quando entriamo in queste sottotrame approfondiamo la conoscenza di alcuni dei personaggi, per esempio, poi torniamo nella trama principale e in qualche modo è modificata, perché sappiamo qualche cosa che prima non sapevamo. Allora, per esempio, vi cito dei passaggi di una seduta di Luigi Boscolo, mamma, papà e figlio trentenne tossicodipendente. Intanto mi sono preso la briga di fare una cosa. Ho preso un po' di cassette di prime sedute di Luigi Boscolo. Le cassette di prime sedute sono rarissime perché quei due si riregistravano sopra per non comprare le cassette. Quindi in realtà si trovano più seconde sedute che per qualche ragione non registravano le terze sedute sulle seconde, ma perché forse a quel punto avevo perso la cassetta. Però quando sono riuscito a trovare delle prime sedute, ho preso il cronometro e ho provato a vedere per quanto tempo Luigi Boscolo all'inizio della seduta parla del problema con la famiglia. Secondo voi? Non vi capisco, ma faccio finta di... No, non immaginereste mai. In realtà mai più di 5 minuti. In un caso un papà di un'anoressica ha parlato per 7 minuti, ma insomma lui l'ha lasciato parlare, in realtà Boscolo non faceva domande, lo lasciava parlare liberamente, per questo è arrivato fino a 7 minuti, ma perché si vedeva che era un uomo che davvero aveva bisogno di liberarsi, no? Ma era veramente il tempo minimo indispensabile. E quindi vede questa famiglia, eccetera, tossicodipendente, si fa raccontare la storia della sua tossicodipendenza e poi la storia iniziale che porta la famiglia è un link, no? Per cominciare l'esplorazione e dice: ma chi di voi ha la capacità di rendersi conto di quando lui è sotto l'effetto di droghe? E quindi già succede un'altra cosa, no? Non sta parlando più del problema, ma sta prendendo il problema come spunto per parlare di relazioni, di quotidianità, di quello che c'è tra le persone. E allora inizia tutta una conversazione di un paio d'ore sulla vita di queste persone, sulla vita di questo ragazzo, sul fatto che in casa c'è una sorella che sta per sposarsi e che quando si sposerà
cambieranno un po' di cose, perché peraltro sembra che la sorella sia appunto l'unica persona che riesce a riconoscerlo quando è fatto di eroina, e quindi si parla di come si sentiranno i genitori quando non ci sarà più lei, poi si comincia a parlare delle relazioni di questo figlio, del fatto che è appena uscito da un fidanzamento con una donna, con una ragazza che non era tossicodipendente, eccetera, prima ancora aveva avuto un'altra relazione. E a un certo punto Luigi Bosco lo fa una domanda sul fatto che questo figlio ha avuto delle relazioni che sono passate, ma l'amore che è rimasto intatto e lungo il tempo è stato l'amore per la mamma, no? Qui lui in effetti si illumina, conferma quello che sta dicendo il terapeuta, la mamma non si illumina tanto, no? Ha un'aria piuttosto infastidita. Tanto è vero che la conversazione va avanti e a un certo punto nel finale, il famoso finale, quello dove prima si usciva e poi si rientrava e si dicevano delle cose, nel finale Luigi Bosco chiede a questo giovane, insomma, trentenne, se ha mai considerato la possibilità che mentre lui è così innamorato della mamma, la mamma invece gli preferisca il papà burbero e silenzioso. Innamorato della mamma significa che cercava di sostituire il papà perché effettivamente era effettivamente poco presente, eccetera. Luigi Boscolo, colpo di scena, no? Introduce l'idea che mentre questo ragazzo fa la corte alla mamma dicendo io ti consolerò, io sono il tuo marito quello caldo, eccetera, eccetera, invece la mamma continua a preferirgli il marito burbero. Poco più di un anno fa, mentre eravamo in una situazione simile a parlare di Gianfranco Cecchini, non immaginavamo che oggi saremmo stati a parlare di Luigi Bosco dal passato, io vi parlai di Gianfranco Cecchini paragonandolo a una specie di improvvisatore jazz. Gianfranco Cecchini aveva un modo diverso di trattare la storia della famiglia, no? Un improvvisatore jazz è uno che improvvisa e poi improvvisa e poi improvvisa e poi improvvisa sullo stesso tema. Finché il tema, dopo che l'hai ascoltato due volte e l'hai sentito interpretato in modi diversi, diventa una cosa molto differente da prima, no? Diventa, come dire, non diventa più il tema, ma diventa uno dei modi possibili di suonarlo. Questo era un po', questo ha a che fare con come venivano fuori le storie delle sedute di Cecchini. Boscolo invece faceva un'altra cosa. Boscolo, e che è una cosa che mi ricorda, cosa che leggo in libri di narratologia. Seymour Chapman, che è uno degli autori fondamentali, e chiunque voglia sapere come diavolo è fatta una storia, dice che in una storia ci sono degli elementi nucleo e degli elementi satellite. Qual è la tecnica attraverso la quale Luigi Boscolo introduceva storie di patologizzanti? Consisteva nel prendere l'elemento nucleo, cioè la storia principale, e farla diventare, come dire, un elemento satellite, mentre degli elementi satellite venivano in primo piano come una storia principale. La relazione con la mamma, eccetera, eccetera, che a un certo punto stava distante rispetto all'argomento nucleo, diventa la storia principale, immagino di avere molto più tempo. Però volevo dirvi una cosa ancora, appunto, credo che quando i terapeuti hanno voluto sostituire la narrativa ai modi precedenti di fare la terapia, in realtà hanno demolito tutto quello che nella terapia era narrativa. C'è un principio che gli scrittori conoscono, che si chiama la pistola di Chekhov, e che in un certo senso, se ci pensate, traduce quello che noi chiamiamo la circolarità nella conversazione terapeutica. La pistola di Chekhov significa che se all'inizio della storia appare una pistola, prima della fine quella pistola deve aver sparato. E viceversa, cioè se c'è qualcuno che spara, quella pistola doveva esserci prima da qualche parte. Non può saltare fuori all'improvviso. Questo ha a che fare con quel senso che le persone sperimentano in terapia se c'è una buona circolarità, che è quel senso di, come dire, tutto si tiene. Una cosa che mi ha insegnato Luigi Boscolo attraverso i libri scritti con Paolo anche è quella di chiedere alla fine della terapia alle persone che cosa è stato, qual è stato un momento importante, qual è stato il momento di svolta di questa terapia. Quello che le persone mi hanno insegnato, mi hanno fatto capire facendo questo test, è che spesso quello che decideva una terapia non era tanto un momento o un'illuminazione o un'intuizione particolare, quanto questa sensazione di tutto si tiene. Il fatto che si sentissero fare delle domande e quello che loro mi davano in cambio delle domande diventava materiale
su cui poi si costruivano altre cose. Il fatto che qualunque cosa io gli porgessi venisse da prima, si era già visto da qualche parte per la strada e probabilmente me l'avevano dato loro. Questo senso di tutto si tiene, che io oggi mi ero preparato per definirli come, come dire, come se questi elementi ricorrenti nella narrazione che si affacciano in un momento e poi si ritrovano, come se fossero due pilastri, no, della narrazione che garantiscono questo senso di tutto si tiene. In realtà la metafora dei pilastri non mi piace perché tutte le metafore prese a prestito dall'edilizia, di solito fondamenta, pilastri, eccetera, costruiscono dei dispositivi d'autorità in un certo senso. Mi è venuta un'idea migliore, no? Più che i pilastri di un edificio, pensavo a quella metafora che viene da Mary Catherine Bates, no? Ho spiegato Paolo Bertrando, del nido d'uccello, no? Che è una struttura fatta di tutti i pezzettini che si intrecciano in maniera circolare e dove il senso è che tutto questo non si appoggia a qualcos'altro, ma ciascuno di questi pezzettini si appoggia all'altro e tutto si tiene. E questo credo che abbia a che fare col vissuto che si genera in una conversazione genuinamente circolare, in cui tutto quello che ci viene offerto dai pazienti, il terapeuta lo riutilizza e lo restituisce in un'altra forma. Io vedo lancette nere, ma non so se ho ancora tempo o se è finito tutto. Un minuto. Un minuto, vediamo un po'. Questa non c'è tempo. Ah, vabbè, no, allora vi dico una storiella. Dicevamo stamattina come né Boscolo né Cecchin fossero dei filosofi, ma leggevano molto, avevano delle antenne sensibilissime per cogliere tutte le posizioni più avanzate e più audaci, no, del pensiero del loro tempo. Dicevo, sono stati i sociocostruzionisti prima ancora del sociocostruzionismo, erano narratori prima del narrativismo, eccetera. Io sono stato molto influenzato da alcune cose che diceva Luigi Boscolo nell'ultimo periodo, no? Quando diceva, se è vero che, come dice Bateson, due lenti sono meglio di una, allora io dico che tre sono meglio di due, quattro sono meglio di tre, eccetera. E diceva, io a un certo punto scelgo di guardare la realtà, non so, dal punto di vista della cibernetica del primo ordine, dopodiché mi decentro e la guardo dal punto di vista della cibernetica del secondo ordine, poi penso in termini di narrazione, eccetera, eccetera. E io che a un certo punto avevo cominciato a occuparmi di narrazioni ipertestuali, multilineari, eccetera, un giorno gli dissi, e c'era già chi presente, no? Voi vi ricordate questi separietti gustosissimi, no? Con Jackie e Luigi, io gli dissi, guarda Luigi, questa idea dell'ipertestualità in terapia su cui sto lavorando ti deve molto, è fortemente debitrice a quello che tu mi hai insegnato. Allora era tutto molto soddisfatto, dice, ah, è molto bello questo, com'è che si chiama terapia ipersessuale? E già che lo guardava diceva, Luigi, non dire quelle parole. Allora, non so se questo è un finale, insomma, però è anche vero che delle volte le storie non finiscono, ma rimangono semplicemente in sospeso, così come per quanto mi riguarda è stato il mio rapporto con Luigi Boscolo.